Ciao a tutti, sono Iro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Questo è riso, un tipo di riso che si chiama riso originario. I chicchi sono tondi e corti, un riso che è simile al riso giapponese. Quando preparo i piatti giapponesi uso sempre questo riso. Se non trovate riso giapponese nella vostra zona, non c'è problema. Il riso originario, quasi tutti i supermercati ce li hanno. Oggi facciamo pane con questo riso. Vi presento come preparare bagel fatto con riso per sushi. Conoscete bagel? Un tipo di pane in origine ebraica, oggi diffuso nel mondo tramite gli immigranti ebrei. Quello che è conosciuto è bagel allo stile newyorkese. La caratteristica di bagel ha la forma rotonda e c'è un buco in centro come ciambella. Sono fatti senza latte, uova e burro. Tempo fa avevo presentato la ricetta di pane fatto con riso per sushi. Allego il link qui alto destro, se vi interessa guardatelo. Tanti anni fa ho mangiato bagel per la prima volta in un quartiere ebraico a Sydney in Australia e mi sono innamorato di questo pane. Mi piace soprattutto la sua consistenza masticosa, sia vina sia dolce che salato. Oggi prepariamo bagel con riso al posto di farina, quindi il pane senza glutine. Un altro ingrediente importante per questa ricetta è buccia di psiglio. Io uso questo prodotto che ho trovato in negozio di alimentari biologici. Usiamo solo una piccola dose come addensante. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Io l'ho lasciato in ammollo per una notte. Ora scoliamo bene l'acqua con un colino. Mettiamo il riso nel mixer. Ora frulliamo. Frulliamo per 30 secondi. Poi spegniamo un attimo il mixer. Puliamo con una spatola dentro il mixer dove ci sono i chicchi di riso attaccati. Ripetiamo questo passaggio 5-6 volte finché non diventa l'impasto liscio. Ho frullato fino a questo punto. Ora mettiamo in un recipiente. Vedete, l'impasto è così liquido? Dopo che le abbiamo messe, immediatamente mescoliamo l'impasto e bucce di psiglio.
Ora l'impasto è abbastanza solido per fare la forma di bagel. Mettiamo sul tavolo e dividiamo a 4 pezzi. Arrotondiamo ogni pezzo. Se volete ogni pezzo con un peso uguale, prendete una bilancia a pesare. Adesso facciamo la forma di bagel. Prima schiacciamo ad allargare verso la forma rettangolare. Arrotoliamo con l'aiuto di spatola. Schiacciamo la chiusura con le dita. Poi arrotoliamo a forma cilindro. Poi facciamo a forma ciambella. Schiacciamo la chiusura con le dita. Prendiamo sulla mano ed aggiustiamo la forma ciambella. Ripetiamo ancora, schiacciamo ad allargare a rettangolare. Poi con l'aiuto della spatola arrotoliamo. Schiacciamo con le dita la chiusura. Poi arrotoliamo a forma cilindro. Poi facciamo a forma ciambella. Schiacciamo la chiusura con le dita. Prendiamo sulla mano ed aggiustiamo la forma ciambella. Mettiamo sul tagliere. Ho messo una pellicola, poi dopo più facile da togliere. Spruzziamo l'acqua per evitare di farla asciugare. Io copro con un contenitore di plastica. Ora facciamo a lievitare. Ho fatto lievitare più lungo e vedete che sono lievitati bene. Adesso accendiamo il forno e riscaldiamo a 200 gradi. Prima di mettere in forno, sbollentiamo i bagels. Questo passaggio serve per avere la consistenza particolare di bagels. Fate bollire abbondante l'acqua in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero nell'acqua. Io ci aggiungo 2 cucchiai abbondanti. Mettiamo i bagels nell'acqua bollente. Ora giriamo ad un altro lato. Ora prendiamo con un mestolo. Mettiamo sulla teglia.
sbollentiamo altri pezzi. Ora mettiamo in forno. Facciamo raffreddare. Detta! Ora assaggio! いただきます。Ogni volta che preparo questo pane, penso sempre che non sembra che sia fatto con riso. Oggi preparo anche un sandwich con bagel. La combinazione classica, formaggio spalmabile e salmone affumicato. E assaggio anche questo. Generalmente i bagels sono fatti senza latte, uova e burro. Poi questi bagels sono fatti con riso, sarebbe ideale per chi ha allergia. Poi il riso, più facile da digerire in confronto al frumento. Quando preparate qualche piatto giapponese e se l'avanza riso, provate a fare i bagels con questa ricetta particolare. Se volete farne di più, raddoppiate le dosi che ho scritto qui sotto sul riepilogo. Provate la mia ricetta di bagels fatti con riso per sushi. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Mattane!